Riprendiamo l'oggetto numero 5. Interrogo la consigliera Meloni, risponde l'assessore Coletto. Prego, consigliere. Grazie Presidente, ma questa interrogazione è un remind di una precedente mozione, di un precedente atto ormai presentato un anno fa in Consiglio regionale e che in quel momento era stato bocciato in quest'Aula. Ora è una richiesta di aggiornamento circa l'estensione del contributo finalizzato al rimborso delle spese di acquisto delle parrucche anche per soggetti non affetti da malattie oncologiche. Ora, in data 24 maggio, nella mozione che avevo presentato, seppur era stata respinta, aveva trovato sia nelle parole dei miei colleghi la possibilità di essere poi affrontato come tema in commissione. Come spesso accade e come è accaduto tantissime volte in questi anni, in commissione questa problematica, questo tema non è mai arrivato, però continuano le richieste da parte anche delle persone purtroppo che sono affette anche da patologie non oncologiche ma autoimmuni e che colpiscono principalmente le donne. Allora, non torno sul motivo per il quale poi le donne ricorrono anche ovviamente all'uso delle parrucche, perché è legato ovviamente alla sfera intima delle persone, incide profondamente sulla sfera non solo fisica ma anche psicologica. E quindi proprio in quell'occasione avevamo ribadito quanto anche il numero esiguo delle pazienti e delle persone che hanno bisogno di questi contributi fosse comunque esiguo, e questo avrebbe voluto che si potesse andare avanti almeno nel poter soddisfare questo bisogno. Ricordo solo che la parrucca, ovviamente i costi variano da 1.000 a 3.000 euro e che poi ci sono però anche delle ovviamente piccole costi di manutenzione per arrivare poi a quelle anche con delle particolari esigenze, caratteristiche soggettive a circa 4.000 euro. Ora ci sono alcune regioni, lo sapete, la Toscana, l'Emilia Romagna, ma anche ultimamente la Liguria con la questione dei tatuaggi, che hanno dimostrato profonda sensibilità al tema e hanno quindi teso una mano anche a chi soffre di questo tipo di patologie autoimmuni. E ripeto, essere un sicuramente percentuale molto esigua di donne, ma richiamo l'appello anche alla sfera molto umana e psicologica. Ovviamente spesso alcune persone hanno difficoltà economiche e quindi non possono accedere e non possono comprarsi una parrucca e quindi continuano anche ad avere difficoltà sempre maggiori sul lato e che impatta negativamente anche sulla sfera professionale e sulla vita quotidiana delle persone. Quindi oggi richiedo, se c'è stato un aggiornamento, la possibilità di interlocuzione per capire se e come si vuole procedere per dare questo contributo che secondo me andrebbe aumentato anche in proporzione al contributo che viene dato ai pazienti oncologici e anche di capire se poi può andare avanti, come ha fatto la Liguria, il contributo previsto per il tatuaggio con finalità mediche. Grazie. Prego, assessore Coletto. Grazie. A riguardo si ritiene opportuno ricordare che la fornitura di parrucche e il tatuaggio con finalità mediche non sono prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza, nei famosi LEA. Come noto, le prestazioni extra LEA devono essere finanziate con risorse aggiuntive attinte dal bilancio regionale ed è condizione inderogabile per l'equilibrio appunto di bilancio finanziario di tutte quante le regioni. Ciò premesso, la Giunta con deliberazione 378 del 2022 ha dato continuità a quanto già previsto con le leggi regionali 18 2017 e 12 2018. Ha confermato anche per l'anno 2022 il riconoscimento di un contributo di 300 euro a sostegno dell'acquisto della parrucca a favore di pazienti oncologici residenti in Umbria affetti da alopecia a seguito di chemioterapia. Con questa stessa delibera, inoltre, proprio nell'intento di risolvere le esigenze pervenute del territorio, è stato aumentato il finanziamento destinato all'iniziativa, elevandolo a 100.000 euro, lo stanziamento che negli anni precedenti ammontava a 80.000 euro. È intendimento di questa giunta regionale confermare anche per il 2023 il riconoscimento del contributo di 300 euro a sostegno dell'acquisto
di una parrucca a favore di pazienti oncologici affetti da alopecia a seguito di chemioterapia, in continuità con quanto già previsto negli anni precedenti, ma si ritiene che l'attuale situazione economico-finanziaria del bilancio della sanità non consente un ulteriore ampliamento e un assumere un ulteriore onere da extralea, ma qualora si potesse fare con risorse del bilancio regionale, questo assessorato è assolutamente favorevole affinché si possano erogare questi extralea, ma con copertura al di fuori del bilancio della sanità. Grazie. E accogliamo positivamente il fatto che appunto sono stati aggiunti ulteriori 20.000 euro per questi contributi. Ora il punto è che già lo scorso anno ci aveva risposto giustamente che queste sono risorse extra LEA e che quindi devono essere appunto trovate fuori dal bilancio della sanità. Va bene, accogliamo positivamente il parere favorevole, diciamo, a poter reperire delle risorse aggiuntive. Quello che io vorrei chiedere è anche in favore appunto di un numero esiguo di persone che possono essere interessate a usufruire di questo, secondo me, diritto, io chiedo magari di fare una ricognizione anche piccola, perché poi io ritengo che ci sia anche un po' di sommerso rispetto alle persone che non hanno accessibilità a causa delle scarse risorse economiche personali, e magari poi prevedere, perché magari anche il valore aggiuntivo che bisognerebbe mettere a bilancio è anche altrettanto esiguo, e magari con una piccola risorsa si può soddisfare un piccolo nucleo di persone che però, ripeto, hanno una necessità anche di poter lavorare e di vivere dignitosamente e serenamente la propria vita. Quindi io richiedo cortesemente di poter magari fare anche una piccola ricognizione sui territori, capire anche di quante risorse stiamo parlando, e io ritengo che insomma agevolare e rendere dignitosa la vita delle donne che devono lavorare e affrontare quotidianamente anche la società e la socialità, credo che sia un segnale di civiltà e anche di incontro verso una necessità che ritengo essere doverosa. Grazie. Grazie, passiamo all'oggetto numero 7, tempi di riapertura dello svincolo di Promano della E45. Prego, consigliere Bettarelli. Sì, grazie. L'interrogazione riguarda una problematica legata alla viabilità della E45, che ovviamente è di competenza di ANAS, ma cui chiedo all'assessore Melasec, insomma, di ragguagliare rispetto alle modalità con cui la Regione si è mossa. In particolare è successo che il 31 gennaio un mezzo pesante ha urtato una campata del ponte sopra l'E45 e a seguito di questo, come dire, incidente è stata chiusa l'entrata dell'E45 di Promano in direzione sud. Fermo restando che l'E45 è ovviamente un'arteria fondamentale, un'arteria viaria fondamentale per la nostra regione, che da nord a sud appunto dell'Umbria collega in maniera decisiva appunto rispetto al nord Italia e al centro-sud dell'Italia, e fermo restando che già l'E45 è oggetto di molti lavori che giustamente vanno compiuti e che quindi comunque qualche disagio lo provocano, questa ulteriore chiusura crea forti disagi in particolar modo per tutti i residenti, ma anche per le attività commerciali e industriali di un'area estremamente produttiva che è quella che fa capo alla zona sud del comune città di Castello, Montone e zona nord di Umbertide, quindi una zona anche ad alta produttività. Ovviamente la conformazione viaria provoca di dover effettuare spostamenti, come dire, abbastanza importanti e particolari per tutti coloro che dalla zona sud di città di Castello, dalla zona nord di Umbertide, devono prendere la superstrada in direzione sud, quindi spostarsi addirittura arrivare all'uscita di Gubbio o facendo un giro un po', come dire, strano, prendere l'ingresso di Montone, che comunque va preso in una, come dire, per chi viene da quelle zone va fatto tutto un giro che prevede quasi di arrivare a Montone per poi riscendere. Quindi per arrivare, come dire, all'oggetto,
fermo restando appunto che è un problema importante quello che si sta verificando, chiedo all'assessore Melasecche, che ovviamente è a conoscenza di questa problematica, quali sono le misure e le sollecitazioni che la Regione ha preso con ANAS per favorire una riapertura immediata, comunque tempestiva, dello svincolo, e se ovviamente si può dare anche una tempistica rispetto a quelle che sono le sollecitazioni che immagino la Regione abbia giustamente svolto. Grazie, prego Assessore Melasecche. Bene, ho richiesto ovviamente all'ANAS una nota formale che leggo velocemente, ma che, dico la verità, non mi ha soddisfatto perché non è molto precisa. Comunque la leggo e poi farò le precisazioni successive. A seguito del sinistro è stato redatto il progetto di ricostruzione del nuovo impalcato e l'intervento sarà eseguito da un'impresa titolare di uno specifico accordo quadro. A breve e possibilmente entro le festività pasquali si procederà con la preventiva demolizione del cavalcavia danneggiato al fine di consentire la riapertura al transito su 4 corsie, quindi sulla I-45. Non appena ricevuto il nuovo impalcato in acciaio Corten si procederà al suo varo e al completamento della nuova opera d'arte. A fronte di questa lettera formale ho chiesto ulteriori informazioni e sono le seguenti. Un automezzo ha danneggiato irrimediabilmente il cavalcavia, pertanto deve essere demolito l'impalcato. Come per la contessa, il nuovo impalcato ha dei tempi per la sua costruzione in officina e trasferimento sul posto. Ci sono problemi in generale per quanto riguarda il reperimento dell'acciaio, però diciamo che in linea di massima non dovrebbero esserci problemi enormi. Per non continuare a tenere chiusa la carreggiata sud, si può demolire l'attuale impalcato in modo da riaprire il traffico su tutte e 4 le corsie. Non appena costruito in officina il nuovo impalcato verrà varato, in pratica non appena inviato il progetto a Roma, in attesa dell'intero finanziamento chiederemo l'autorizzazione alla sua demolizione, che comporterà la chiusura dalle 45 di notte in entrambe le direzioni. Come scritto faremo di tutto per farlo prima di Pasqua. Quindi mi manda una fotografia l'ANAS, che come è ben noto al consigliere Bettarelli, nella carreggiata sud ci sono due puntelli robusti che reggono l'impalcato, che presenta delle incrinature evidenti. Nella nord si passa a doppio senso. L'ANAS ha sentito l'impresa che si è attivata subito, solo che la chiusura delle 45 anche di notte deve essere concordata con la polizia stradale e devono essere fatte le opportune comunicazioni. L'immissione sulla E45 direzione sud da Promano, poiché dopo il bypass per il doppio senso di circolazione, ho chiesto di velocizzare il tutto, ho chiesto soprattutto che l'oggetto dell'interrogazione è lo svincolo, al di là dell'ovvio interesse a che ci sia la regolarizzazione nel transito delle 4 corsie. La cosa importante, mi dice l'ANAS informalmente, però il messaggio che non cancello, per cui una volta demolito l'impalcato sarà possibile riattivare completamente tutte le manovre dello svincolo. È chiaro che non basta, perché occorre rimettere l'impalcato in acciaio Corten per poter passare dall'altra parte e quindi ristabilire totalmente la circolarità e la viabilità. Però al momento queste sono le notizie. Ho sollecitato in tutti i modi le procedure perché, come è noto, sono 10.000 abitanti, c'è tutta l'attività industriale, artigianale, che necessita di avere lo svincolo perfettamente funzionante. Queste al momento le notizie che sono riuscito ad avere e quello che ho potuto fare. Seguiremo da vicino, prima di Pasqua,
demolizione e riattivazione, quindi totale e completa delle quattro corsie, riapertura dello svincolo, poi appena si riuscirà ad avere questa struttura in acciaio, il varo della stessa e la rifunzionalizzazione completa anche del viadotto. Grazie. Consigliere Bettarelli. Velocissima replica, ringrazio l'assessore che, come dire, è sul pezzo e quindi lo ringrazio per le informazioni che ha fornito e per le sollecitazioni che, come sono sicuro, a lui stesso, insomma, con i suoi tecnici sicuramente avrà fatto con ANAS. Sì, insomma, come dire, l'Italia in generale, il sistema burocratico è complicato. Apprezzo anche il fatto che si stia lavorando, come dire, su due canali, ovviamente quello della sistemazione dell'impalcato, che ovviamente se danneggiato ci mancherebbe, la sicurezza deve essere una prerogativa prioritaria, quindi nessuno ovviamente vuole creare eventuali problemi e criticità rispetto al passaggio su una zona che non è sicura, quindi la sicurezza prima di tutto. Mi convince anche l'impostazione di dire, nel momento in cui c'è la possibilità di demolire prima possibile, si riapre comunque lo svincolo, perché al di là del passaggio in doppio senso di circolazione, che tutto sommato va anche bene, il problema è proprio l'ingresso. Quindi prendo per buone le parole dell'assessore che riporta ANAS, per cui prima di Pasqua, alla fine è un mese, ora se ce la facciamo, ecco, in una trentina di giorni, è evidente che, ecco, questo, ma tanto l'assessore lo sa, non gli dico nulla di nuovo, sarò qui, insomma, a monitorare. Non fosse altro che lo vedo quotidianamente, visto che io sono uno di quelli che deve andare a prendere personalmente la superstrada a Gubbio per prendere le 45. Grazie.